Ciao a tutti amici del canale, oggi siamo qui con una nuova video recensione oggi siamo in casa Tissot in realtà siamo nuovamente in casa Tissot perché questo qui è il secondo Tissot che recensisco e il primo re... che ricordate era un Lady, era il PR100 femminile, un bellissimo orologio quarzo, ma adesso qui siamo in casa maschile c'è cioè nella per i maschietti abbiamo un Tissot che è veramente stato recensito tante volte sul, sul tubo da tutte le sia quello italiano, mondiale insomma è un, è un pezzo di Tissot che è stato molte volte, recen, molte volte recensito e io ho deciso di farlo pure perché mi è capitato questo tramite sempre gentile concessione e quindi sempre la solita storia niente scatola niente e, e mi è capitato, ho avuto questa occasione eh, perché è particolare. Questo è il famoso Tissot Visodate Heritage. Quindi siamo nella, nella sezione di famiglia di Tissot che è quella Heritage, cioè quelle che ricordano linee passate. Questo qui in particolare è cinturinato nero, quadrante nero. Vi avviso già da adesso che... Mi porterà un sacco di problemi di riflessi. Sto cercando di aggiustare le luci come meglio posso, ma un po' di Purtroppo, non so perché. Ma veramente fa dei riflessi pazzeschi. Credo, credo dovuto al vetro che è un po' bombato, e anche al fatto che ci siano il quadrante nero che dia parecchio riflesso. Comunque, vediamolo da vicino. Ed eccolo qui, ragazzi. Eccolo qui, il viso date. Ti so. Veramente spettacolare. Per me è un orologio veramente, bello. i riflessi che vi dicevo. Comunque, un orologio straordinario dalle linee veramente bellissime. cioè, veramente, qua ti so. Allora, come sappiamo, oppure chi non lo sa, ti so. Eh, fa parte del gruppo Swatch, eh, ma delle, dei vari marchi che possiede Swatch, ti so, diciamo, è quello messo più in basso, diciamo, per considerato l'entry level. E poi ci sono Login, c'è Hamilton, oppure Hamilton, Login, Omega e poi Rado, insomma ce ne stanno veramente tanti. Diciamo che Tissot è considerato l'entry level. Ma con questo qui non dimentichiamoci mai che queste case avevano una storia, anche perché in Tissot e in, in, in Swatch comunque hanno una certa elasticità le case orologiere. Quindi non sono proprio schiavizzate, nel senso possono dire anche la loro. Almeno io credo che sia così. Poi non so. Eh, infatti con le linee Heritage eh, Tissot riporta tipo il Visodate, il Visodate era un orologio che, è, 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 appunto come dice Visodate, data, è vista data, Erano, infatti negli anni 50 Tissot costruì orologi con, introdusse la finestra del giorno e della, della data, quindi introdusse questo sistema ecco, e poi adesso è stato ripreso con le nuove forme del Tissot Visodate ovviamente proiettato nel futuro allora a livello partiamo prima di una disamina estetica a livello estetico veramente nulla da dire è tutto lucido, è un orologio ele elegante tutto lucido, non c'è niente di satinato e compresi anche gli indici interni sono tutti lucidi e compresa anche la cornice della finestrella data e, e giorno e le, e le lancette sono a daga e, e anche quella, de, quella dei secondi ha questa parte finale tipo come una picca praticamente e, e poi mi piace che arriva proprio a filo della minuteria che si trova proprio all'esterno del, del quadrante che è questo nero canna di fucile eh, con eh, scritto automatic Swiss made e ti so che so, eh, è applicato quindi il logo ti so, è applicato. Io cerco di fare il meglio ragazzi con la luce, ma non so se rendo... Spero che in video eh, riusciate a comprendere la bellezza dell'orologio. Eh, come potete vedere ha, la... ha una bellissima corona con il logo inciso, veramente bella, fatta bene zigrinata al punto giusto e, e a scatto non è niente quindi lo scatto sapete come funziona e si fa lo, il primo se si va in, avanti in questo modo si cambia la data il giorno e si va in giù si cambia la data e, insomma poi cosa possiamo dire e, le, ha una linea molto filante molto veramente elegante con queste anze che qui sono, vanno una, una bella linea filante che va verso su veramente l'eccellenza dell'eleganza cioè questo è un orologio da camicia per me, dal mio punto di vista è un orologio da camicia cosa possiamo dire, passiamo un po' di misure è <coughs> un 38 mm 20 il bracciale cioè il bracciale il cinturino che adesso andiamo a vedere e 45 anza d'anza quindi scusate che metto di nuovo a fuoco 45 anza d'anza 1,3 lo spessore il, è un VR30, cioè vuole resistere a 30 metri, quindi appunto questo già fa capire che non è un orologio da sport o da, da altro. Un orologio elegante. Vetro zaffiro e poi il, il movimento ETA 2836-2. Quindi quello rimodulato, una rimodulazione nuova, sempre ovviamente ETA. Come sapete, ETA fa parte del gruppo Swatch, quindi siamo tutti in casa qui e quindi per forza <ride> deve essere ETA. Eccolo qui. Allora, il fondello è a vite con tutte le scritte del caso, fondello a vista. Ripeto sempre: per gli orologi eleganti, il fondello a vista ci può stare. C'è chi piace, c'è chi no. Vabbè, comunque, la sono gusti. Poi abbiamo questo bellissimo cinturino. Io avrei preferito, ecco qui c'è una mia precisazione. Io avrei preferito le cuciture bianche, però nere ci stanno benissimo. E qui c'è il la, la scritta riportata del marchio Tissot che è veramente bellissima come è stata riportata qui mi piace veramente l'attenzione al dettaglio c'è l'attenzione al dettaglio c'è tanta e ovviamente anche nel Tissot scritto anche qua tutte le misure ragazzi è un orologio veramente fatto bene è della linea Heritage quindi riprende le linee del passato e ci sono anche diverse altre colorazioni credo ci sia anche bianco eh, ma a me è stato pre prestato questo qui che è quello veramente tutto nero eh, ragazzi scusate ma le luci cioè i riflessi sono veramente disgraziati eh, le ci sono come ho detto le minuterie qui eh, la, ecco la corona mi piace tantissimo veramente messa bene incastrata bene nella cassa che ha questa forma un po' spiovente e il, il vetro veramente messo lavorato benissimo oltre ad essere, avere la forma tonda c'è anche questa smussatura di lato che veramente dà, fa capire veramente l'attenzione al dettaglio dell'orologio elegantissimo orologio da camicia non c'è niente da fare oddio poi ognuno lo mette come gli piace piace però per me è un orologio veramente dell'eleganza estrema cioè veramente magnifico cioè io veramente questo orologio siamo a livelli veramente alti e anche i materiali, poi ovviamente a chi piace tutto lucido. Ma gli orologi eleganti sono sempre così: sono tutti lucidi, cioè l'eleganza è lucido, così dico io. E niente, abbiamo fatto, cosa c'è più da dire? Vabbè, il movimento è il 28362, bracciale, misura, abbiamo detto tutto e niente. Io penso che questo sia un orologio veramente. Dalle linee, dalle linee, veramente veramente belle, nulla da dire. E niente, passiamo alle conclusioni finali sul bancone. Allora, ragazzi, siamo alla conclusione del video. Cosa possiamo dire? E ti so, qui con il viso detto ormai è un orologio più che consolidato, viene conosciuto, cioè, è stato recensito tante volte. Ma anche io ho voluto dire la mia su questo bellissimo pezzo di eleganza, veramente. Per me, ti so, anche se viene considerata l'entry level del, del gruppo Swatch, per me, invece, per qui. Ha superato, cioè non dico superato, ma è arrivata a livelli anche dei, dei suoi compagni di, 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 di casa, praticamente le altre case che sono inglobate con Swatch. E quindi entry level fino a un certo punto. Anzi, io queste considerazioni, sinceramente, secondo me sono bene o male. Tranne forse con Omega, già Omega si va a superare un po', ma ovviamente sempre dal mio parere, Hamilton, Tissot e Login, secondo me siamo bene o male là, e forse Hamilton, forse Login un po' di più, ma non dimentichiamoci che ci sono veramente pezzi anche di Tissot, non si può fare, cioè secondo me sono tre modi di lavorare diversi, solo Omega forse un po' di più va e niente ragazzi abbiamo detto vetro zaffiro movimento 28362 water resistant 30 metri e le misure le abbiamo dette insomma ragazzi nulla da dire più è un orologio spettacolare e niente allora ragazzi ci vediamo al prossimo video la recensione si conclude qui spero vi sia piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate like condividete insomma rendiamo tutto questo social e niente allora ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao